Allora, buonasera, ho iniziato la registrazione, oggi è il 24 settembre e diamo il via a questo nostro webinar sul e-twinning e la partecipazione democratica. E-twinning e partecipazione democratica, sappiamo che la partecipazione democratica è il tema dell'anno, tema e-twinning dell'anno 2019. Questa sera abbiamo con noi le colleghe Laura Maffei e Monica Kiss, che poi vi presenterò più dettagliatamente. Per adesso vi vorrei appunto ricordare di lasciare la vostra presenza. Mi presento, io sono Simona Bernabei e sono il referente pedagogico regionale per la Toscana. Noi stiamo dando il via, diciamo, questo non è il primo incontro in realtà, è il primo incontro online con la riapertura delle scuole dell'anno scolastico, ma abbiamo già avuto un incontro a Castiglion Fiorentino, uno a Figline Valdarno, in presenza entrambi, e questi incontri, a cui poi seguirà un programma durante l'arco di questo fine d'anno solare e poi per tutto la prima parte del prossimo anno fino alla fine dell'anno scolastico e poi per riprendere poi dopo la pausa estiva prossima, fa parte del piano regionale di formazione Twinning per la Toscana. Questi piani sono diffusi appunto a livello regionale con una coprogettazione da parte dei gruppi regionali, quindi del gruppo Twinning Toscana nel nostro caso, che si compone di diversi, molti ambasciatori, fra cui Laura Maffei, e appunto in coprogettazione fra il gruppo regionale eTwinning Toscana e l'ufficio scolastico regionale di Firenze. Il nostro referente regionale è la professoressa Daniela Cecchi. E poi naturalmente in collaborazione con l'Unità Nazionale Twinning e presso Indire. Il prossimo incontro in presenza sarà il 3 ottobre prossimo all'Istituto Tecnico Fermi di Pontedera. In particolare il prossimo incontro sarà dedicato alla e-twinning per i licei e gli istituti tecnici. Per ciò che riguarda, e poi ne seguirà un altro il 9 a Prato all'Istituto Copernico e ce ne saranno molti altri, vi rimando al sito italiano di e-twinning, twinning.indire.it, per tutte le informazioni. A livello regionale potete visualizzare tutti gli eventi regionali, quindi se ci ascoltate da altre regioni d'Italia, trovate gli eventi nelle scuole o in luoghi, insomma, più vicini e più comodi a voi, ma trovate anche un programma molto ricco di eventi online e di webinar gestiti, diciamo, non dai gruppi regionali, ma dall'unità nazionale, e anche webinar internazionali, quindi gestiti o eventi di formazione, insomma, gestiti a livello di Bruxelles, quindi a livello centrale. Questa sera io per un attimo tolgo la condivisione e cambio il documento. Questa sera parliamo di partecipazione democratica. Ups. Scusate, parliamo di partecipazione democratica e diciamo che il lavoro di questa sera sarà diviso in tre fasi. Io lo introdurrò, lascerò poi la parola a Laura Maffei che ci racconterà, ci parlerà della partecipazione democratica anche inquadrandola nei dati a livello europeo e in alcuni punti di riferimento fondamentali a livello di documentazione europea, di riferimento, insomma, per la progettazione europea. Infine avremo l'amica Monica Kiss che interviene dall'Ungheria, che ci racconterà un progetto che con la partecipazione europea e con la partecipazione democratica ha molto a che fare. Come poi vedremo, in realtà tutti i progetti Twinning hanno molto a che fare con
con la partecipazione europea, si diceva ieri mentre facevamo la nostra prova tecnica con Monica e Laura, che effettivamente la partecipazione europea, la partecipazione democratica, scusate, è un filo rosso che passa attraverso tutti i progetti Twinning ed è un presupposto molto importante di tutti i progetti Twinning. Io partirei dall'introduzione e appunto chiedendoci che cosa può fare Twinning in questo caso. Naturalmente, come sapete, perché se siete qui siete e Twinner, siete iscritte o iscritti e avete magari dei progetti all'attivo oppure volete fare il primo progetto, siete dei arrivate da poco. Comunque, a prescindere dalla vostra esperienza nei Twinning, sicuramente conoscete Twinning come una rete di scuole. È una rete di scuole che si sta espandendo moltissimo, basti appunto tenere d'occhio i dati che sono proprio pubblicati in tempo reale sulla pagina iniziale del portale europeo. Effettivamente i dati sulle scuole, sui docenti e sui progetti che fanno parte dei Twinning sono veramente sempre in continuo aumento ed è uno degli obiettivi principali della comunità dei Twinning, promuovere il dialogo e la collaborazione fra le scuole, quindi fra docenti, fra studenti, ma anche coinvolgere fortemente sia le famiglie, i genitori e le comunità locali. Sicuramente il tema della democrazia partecipativa è un tema che, diciamo, nei trattati e nei documenti europei dell'Unione Europea, perché è la possibilità, il diritto di partecipare attivamente alla vita democratica dell'Unione Europea. Quindi significa sicuramente far sì che tutte le grandi, le piccole, le medie decisioni siano prese ovviamente nelle sedi politiche in cui le decisioni vengono prese, ma in modo più possibile condiviso con i cittadini e quindi chiaramente con i cittadini adulti, con i cittadini meno adulti, con i ragazzi. Sicuramente lavorare con i Twinning offre delle opportunità veramente eccezionali per poter diffondere la cultura democratica, per far sì che proprio le idee di democrazia e di cultura democratica passino in modo efficace diciamo fra le nuove generazioni e le competenze che qui sono state riassunte, diciamo che sono veramente sono alcune fra le competenze principali, le competenze chiave, oserei dire, del lavoro in Twinning, perché lavorando con la progettazione Twinning si incoraggia un apprendimento autonomo, un apprendimento sicuramente più attivo da parte dei ragazzi. I ragazzi sono al centro del loro apprendimento, non subiscono una lezione frontale, ma operativamente si trovano a dover risolvere piccoli, medi e grandi problemi. La progettazione effettivamente fa sì che sia possibile sviluppare un pensiero critico, e questa è anche una conseguenza, no, dell'apprendimento autonomo, cioè il poter trovare delle chiavi di soluzione ai problemi, delle chiavi che aiutino anche a sviluppare la riflessione in senso non banale, ma in senso sempre diverso, la ricerca di punti di vista diversi. Quindi il poter guardare il problema da varie sfaccettature, questo è io credo, uno dei pregi e delle capacità e qualità più apprezzabili in un adulto, così come in un giovane, no? Cercare di guardare i problemi sempre da prospettive diverse. Sapere ascoltare e sapere osservare, forse una delle, se dovessi pensare a una delle difficoltà, no? Degli inciampi più
più macroscopici in cui incorrono i nostri studenti. Io sono una docente di inglese e insegno a ragazzi adolescenti di secondaria di secondo grado in un linguistico e devo dire che una delle caratteristiche che sono anche, diciamo, attengono anche agli adulti, non solo ai giovani, è la mancanza di capacità di ascoltare, di osservare con attenzione, c'è molta velocità, sempre troppa, desiderio di dire la propria e di non essere capaci di, è incapacità di ascoltare quello che l'altro ha da dire, quindi di conseguenza tutto sommato l'empatia viene meno, cosa che invece in un tipo di lavoro di questo tipo invece è assolutamente incoraggiato. La capacità di essere flessibili, adattabili. Anche qui due caratteristiche che se mi fermo a pensare, tutto sommato credo sia condivisibile, sono due caratteristiche fondamentali, in un giovane adulto, in una giovane adulta che si appresta, magari non troppo, non il prossimo anno, non fra 2 anni, ma comunque si appresta a breve, ad affrontare una realtà che richiede veramente una caratteristica di flessibilità e adattabilità alla realtà che, basti pensare, insomma, alla realtà che la tecnologia ha completamente e radicalmente cambiato nel giro di pochi anni, no? E, ovviamente le competenze linguistiche, comunicative e plurilinguistiche. Non solo, ma anche, tutto sommato, non so, quando parliamo del CLIL, che appunto ormai è, diciamo, realtà nelle scuole, nelle secondarie di secondo grado, oggetto di, per esempio, è una delle materie, cioè può essere materia all'esame di Stato, materia è oggetto di colloquio all'esame di Stato. E diciamo quindi il poter utilizzare la lingua veicolare straniera per poter trasmettere dei contenuti non linguistici, questo è realmente twinning, si lavora in una lingua straniera, si può lavorare anche nella lingua madre perché come sappiamo si possono fare anche progetti fra scuole italiane in italiano o anche fra scuole non italiane ma in italiano, però diciamo che la lingua veicolare tipicamente è una lingua straniera. E ultimo e non meno importante, la capacità di cooperare e di risolvere conflitti. Certamente il contesto della progettazione e twinning è un contesto in cui si deve cominciare a imparare a mediare, no? La mediazione, la cooperazione, la capacità di collaborare, di lavorare in gruppo. Non credo sia possibile immaginare un futuro di questi giovani adulti ed adulte e questi giovani che diventeranno adulti o adulte che non sia in grado, in cui non si sia in grado di lavorare in team, in gruppo. Credo molto poco che si possa arrivare molto lontano, data la complessità del mondo che abbiamo intorno, si possa arrivare molto, molto poco lontano senza il lavoro di gruppo. Certamente quindi la collaborazione e sicuramente tutto questa modalità che viene messa in campo da noi docenti fa sì che si riesca a sviluppare, si riesca a contribuire allo sviluppo di elementi fondamentali come l'inclusione, come la libertà di parola, come la promozione di un dialogo democratico. Diciamo che in realtà questi sono elementi e temi assolutamente fondamentali è come se questo tipo di lavoro che si fa insieme quando si lavora nei twinning, è come se si facesse una palestra realmente di ciò che poi sarebbe bello succedesse, no? Quindi l'abitudine a lavorare su questo, sviluppando quelle competenze di cui vi parlavo poc'anzi, per arrivare davvero a utilizzare il lavoro per includere e non per escludere. Quindi i progetti training aiutano tantissimo e vengono utilizzati sicuramente quando si voglia
trattare delle criticità anche all'interno della scuola. Tra l'altro, non il prossimo, quello di Seminario di Pontedera, ma il Seminario del Copernico di Prato sarà dedicato proprio ai twinning per la risoluzione delle criticità, fra cui appunto l'inclusione di alunni più deboli e tante altre criticità che all'interno della scuola si presentano, ma anche verrà trattata la possibilità di mettere in evidenza i punti di forza della scuola, appunto i punti positivi e non soltanto le criticità, evidentemente. Dunque io vedo che via via sta andando la chat. Io poi adesso, siccome non posso leggere la chat e parlare con voi contemporaneamente, lo farò appena cederò la parola a Laura e guarderò la chat all'indietro e vedrò se ci sono domande per me e per le colleghe. Per quello che riguarda la partecipazione democratica, appunto, vi dicevo all'inizio che questo anno è stato dedicato alla partecipazione democratica e in chiusura di anno eTwinning e di anno solare ci saranno delle iniziative dedicate proprio sia in occasione delle Twinning Weeks e ci sarà un learning event previsto per dicembre 2019, quindi rimanete stay tuned, come si dice, perché ci saranno degli eventi che riguarderanno proprio la partecipazione democratica e che coinvolgeranno poi, forse ve lo dirà Laura stessa, anche Virgilio. Io cederei la parola a Laura Maffei. Laura Maffei è una docente di scuola media e molti di voi la conosceranno perché è un'ambasciatrice toscana che è storicamente in eTwinning non per anzianità anagrafica ma per fedeltà al progetto, diciamo, dicevamo ieri, ti ricordi quando facevamo, lei mi raccontava di quando faceva i primi progetti con Monica. Monica e Laura lavorano insieme da molti anni ed è tra l'altro una cosa di cui mi piacerebbe che parlaste un attimo anche voi, perché è nato veramente un rapporto di collaborazione da vere twin doc, diremmo, ed è la fondatrice assieme e l'animatrice assieme alle due colleghe Elena Pezzi e Paola Arduini, che sono rispettivamente il referente pedagogico per l'Emilia-Romagna e Paola invece è ambasciatore e twinning per la Regione Lazio. Sono, dicevo, lei è fondatrice e animatrice con loro del gruppo eTwinning Virgilio, che è un gruppo di cui molto probabilmente avrete sentito nominare, che aiuta i nuovi arrivati e anche i non nuovi arrivati, ma insomma aiuta diciamo chi abbia bisogno della guida di Virgilio, aiuta a trovare la strada all'interno di eTwinning. Quindi vi consiglio anche questo gruppo, il gruppo è Virgilio, lo trovate all'interno della piattaforma. Loro hanno molte iniziative, webinar, formazione, insomma, fanno cose molto interessanti. Quindi io chiuderei il mio microfono, cederei la parola a Laura e scorro io le slide e procedo io con la chat. Vi chiederei la cortesia di non mettere in chat le domande che riguardassero le slide, quindi i contenuti, perché adesso fra poco metterò nella chat il link al foglio delle domande. Vi pregherei di fare le domande, diciamo, di contenuto su quel foglio Google, il cui link vi metto in chat. Se avete invece problemi di altro tipo, io seguo la chat, per cui chiudo il mio microfono e do la parola alla Laura. Perfetto, grazie Simona. Allora, una cosa che mi è piaciuta molto è che stasera siamo qui in tre, rappresentiamo tre ordini diversi di scuola, perché Monica è insegnante di primaria, io di secondaria di primo grado e Simona di
secondaria di secondo grado, quindi diciamo che accompagniamo i ragazzi per un bel tratto, insomma, della loro esperienza scolastica. E questa mi sembra una bella cosa anche come prospettiva, no? C'è una prospettiva allargata su quello che è il percorso dei ragazzi all'interno della scuola e quindi anche su quello che può essere la loro esperienza di partecipazione democratica attraverso i twinning. Ora, io intanto va bene, sono Laura Maffei, insegno lettere appunto alla secondaria di primo grado. Per la maggior parte delle persone che sono presenti qui ci conosciamo anche personalmente, con molti ci siamo incrociati sui twinning e mi fa molto ridere, lo dico per chi si fosse collegato dopo, appunto, mi fa ridere la striscia dei Laura Maffei, che sono le mie colleghe carinissime che hanno una riunione in corso e si sono fermate per seguire il webinar, ma non trovando più posti disponibili. Hanno utilizzato il link interno dato da me, quindi grazie alle lauree Maffei. E, niente, sono probabilmente non un'esperta titolata in ambito di partecipazione democratica, ma sicuramente un'appassionata. Così come forse sono molto più esperta di twinning, ma le due cose messe insieme rivestono molto interesse per me. Come spesso succede in queste occasioni, i twinning ha lanciato a livello centrale un messaggio, cioè scegliere il 2019 come tema dell'anno, la partecipazione democratica. Non hanno dato tanti dettagli. Quelli che ha passato Simona sono un po' gli spunti che ha dato i Twinning in questi mesi. Ha lasciato quasi tutto, come spesso accade, alla iniziativa degli insegnanti, alla creatività, anche alle diverse competenze. Fa riferimento però in quell'articolo al Trattato di Lisbona, di cui viene citato anche l'articolo numero 11, e questo mi ha un po' spinta a documentarmi. Ora, ve la prendo un po' larga, cioè com'è che attraverso i twinning possiamo stimolare la partecipazione democratica? Ve la prendo un po' larga perché? Perché ho avuto modo di pensare per documentarmi, cioè cos'è che la Commissione Europea Istruzione e Cultura vuole da noi? Cioè cos'è che ci suggerisce di fare? Come pensano di sviluppare questa partecipazione democratica all'interno degli alunni? All'interno delle scuole, ecco, com'è che noi ci dobbiamo muovere? Cosa ci viene detto? Cosa ci viene consigliato? E, tra l'altro, sono abbastanza convinta che questo tema, partecipazione democratica, sia stato scelto perché il 2019 è stato l'anno a maggio delle elezioni europee. E tutti sappiamo che purtroppo la partecipazione è in calo, cioè c'è sempre una fascia di giovani che cresce, che è disinteressata, che in realtà non partecipa alla vita democratica e quindi una perdita, è una perdita per l'intera società. Come si può fare per motivarli, per farli partecipare? Un'altra cosa, un'altra occasione perduta, cioè le elezioni europee si sono trasformate all'interno degli stati. Come purtroppo spesso succede, in tante campagne elettorali nazionali, cioè come se fossero una prova generale per le elezioni nazionali. Quindi si è persa poi la dimensione europea e se si pensa da noi, effettivamente sono state vissute così. Quindi riportare l'attenzione su quella che è la dimensione europea. Sono andata al Trattato di Lisbona perché appunto negli articoli Twinning veniva citato e d'altronde è quello che sta alle basi poi, no? Del nostro impianto come scuola europea. Quindi a partire dal 2008, poi dal 2009 messo in pratica, sono confermati tre principi fondamentali: uguaglianza democratica, democrazia rappresentativa, democrazia partecipativa, e viene introdotto, e questa è l'innovazione, e viene introdotta la possibilità di far partecipare i cittadini, di far prendere iniziative ai cittadini, attraverso la possibilità di invitare la Commissione a preparare una proposta, cioè posso fare anche una pressione perché vengano prese delle decisioni nell'ambito che mi interessa, raccogliendo non meno di 1 milione di firme, mi sembra. In particolare, ecco, le parole chiave sono queste: uguaglianza democratica, democrazia rappresentativa, democrazia partecipativa. Uguaglianza democratica è chiaro, tutti uguali davanti alla legge, democrazia rappresentativa, che i cittadini sono rappresentati attraverso l'elezione dei loro rappresentanti, appunto, e democrazia partecipativa, cioè abbiamo il diritto di partecipare a queste decisioni dell'UE.
di interagire con le istituzioni. E dice, per esempio, tramite il dialogo attraverso le organizzazioni della società civile di cui i cittadini fanno parte. Guardate che in questo contesto assume un significato anche la manifestazione degli alunni che viene fatta in questo momento. Cioè, comunque i giovani cercano una strada, passatemi giusta o sbagliata, ognuno ha le proprie idee, però cercano una strada per farsi sentire. È comunque una forma di partecipazione democratica. Cosa succede? Sono andata da qui a vedere proprio cosa fa la Commissione europea. Se l'argomento vi interessa, il sito della Commissione europea Educazione e Cultura è interessantissimo, si trova un milione di materiali anche in tutte le lingue comunitarie. Immagino che tutti conoscete questo ET 2020, che sarebbe Education and Training 2020. In genere la Commissione europea Educazione e Cultura si dà dei traguardi e degli obiettivi da raggiungere in spazi temporali che sono intorno ai 10 anni. In questo caso arriviamo al 2020. Gli obiettivi erano rendere l'apprendimento permanente e la mobilità una realtà, migliorare la qualità e l'efficienza dell'educazione, promuovere l'equità, la coesione sociale, la cittadinanza attiva. Chiaro che la partecipazione democratica sta all'interno della cittadinanza attiva. E poi sviluppare la creatività e l'innovazione, includendo l'imprenditorialità a tutti i livelli. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa cittadinanza attiva, questa partecipazione democratica, la Commissione europea la mette all'interno della scuola. Una scuola più efficace, che promuove di più la partecipazione attiva delle persone, la motivazione dei ragazzi, questa scuola è in grado di motivare anche alla partecipazione democratica o insegnare le strategie della partecipazione democratica. Anche qui sempre potrei dire che alcune cose potrebbero essere fatte all'interno della scuola. Quindi, per esempio, certi tipi di partecipazione, e sempre mi riferisco agli scioperi di questo periodo, si potrebbero gestire forse senza bisogno dello sciopero, cioè potrebbe essere la scuola che dà delle indicazioni corrette, che fa ragionare. Come fare? Allora, sempre ET 2020 dà dei benchmarks. Cosa vuol dire? Dà dei target da raggiungere, dei traguardi. Ora, se guardate i traguardi, i traguardi sono questi e dicono: il 95% dei bambini da qui al 2020, ormai ci siamo, il 2000% dei bambini deve aver preso parte alla educazione preprimaria, alla materna. Meno del 15% dei quindicenni deve avere risultati insufficienti nella lettura, matematica e scienze. Poi bisogna diminuire al 10%, almeno al 10%, il tasso d'abbandono scolastico. Il 40% delle persone tra i 30 e i 34 anni deve aver raggiunto almeno il diploma. Il 15% degli adulti dovrebbe partecipare in qualche forma di learning, di lifelong learning, cioè dovrebbero continuare a formarsi. Almeno il 20% dei diplomati, dovrebbe aver fatto un'esperienza di studio o di training all'estero, di formazione all'estero. E poi i diplomati impiegati con un lavoro dovrebbero essere almeno dell'82%. Che vuol dire? Secondo me, da qui si capisce bene che la cittadinanza attiva, o comunque come la vogliate chiamare, la partecipazione democratica, la Commissione europea Educazione e Cultura la vuole incentivare tenendo più possibile le persone a scuola, cioè facendole formare il più possibile, che significa facendole, dando il più possibile gli strumenti per uno sviluppo della mentalità critica e quindi della capacità di partecipare. Oh, guardate, ora c'è la sorpresa. Ora arriviamo anche ai twinning e alla partecipazione democratica. Allora, se Simona ce lo ingrandisce un pochino, si vede che questi target, non lo faccio, ecco, non lo faccio io perché ho paura di fare danno. Questi target sono stati per la maggior parte raggiunti o in via di raggiungimento, ma se guardate la maggior parte ci siamo. Questo è il monitor. Ogni anno la Commissione europea fa uscire una pubblicazione che si chiama Monitor per quell'anno, che proprio tiene traccia, monitorizza
il raggiungimento dei target da parte dei diversi paesi europei. Nel complesso, l'abbandono scolastico è al 10,6%, mi sembra, e dovrebbe essere del 10%, quindi diciamo che grosso modo ci siamo già. Poi il raggiungimento dell'educazione, quindi del diploma, è secondaria superiore, è del 39,9%, deve essere del 40%, quindi ci siamo. L'educazione dei bambini alla pre-primaria è già stato superato, è del 95,3% e ci eravamo proposti il 95%. Dov'è la fregatura? Che ci sono dei problemi ancora nella literacy, quindi le capacità di lettura, matematica e scienze sono in matematica e scienze sono ancora molto sotto il target. E guardate, è inquietante perché vuol dire che circa un ragazzo su cinque non capisce quello che sta leggendo e non ha delle competenze base in matematica e scienze, quindi questo è preoccupante. E anche la partecipazione degli adulti comunque sta migliorando. In realtà, diciamo che tutto è in fase di miglioramento. E dov'è quindi il problema? Il problema è questo, il problema è l'Italia. Allora, se guardate queste schede desolanti, questo è sempre il monitor del 2018, questo è l'abbandono scolastico. Ecco, io credo che sul tema di abbandono scolastico si dovrebbe veramente fare un ragionamento molto forte a livello nazionale. E questo è estremamente importante. In passato ho lavorato proprio sui progetti twinning come strategia per combattere l'abbandono scolastico. Se guardate l'abbandono scolastico in Italia, è desolante anche a guardarlo. Più il colore è scuro, più alto è l'abbandono scolastico. Guardate l'Italia rispetto al resto d'Europa, cioè peggio di noi c'è la Romania, la Spagna e Malta. Quindi abbiamo un tasso di abbandono scolastico altissimo. E se avete voglia di andarvi a leggere il monitor, purtroppo sono soprattutto ragazzi, è collocato soprattutto al sud e si vede molto bene. E in realtà non è come possiamo pensare che sono di provenienza geografica extranazionale. Quindi sono anche di provenienza, cioè la maggior parte è nazionale, non solo, ma quello che incide è la provenienza sociale, la classe sociale, anche se non è bello dire così. Quindi abbiamo un problema molto grave per cui i ragazzi lasciano la scuola e se lasci la scuola a 14 anni, la tua capacità di partecipazione democratica è quella di 14 anni. Poi è vero che c'è l'educazione informale, che ci sono tante altre vie, è vero però che la scuola ha perso un'opportunità, la società ha perso un'opportunità. E questo è un problema enorme per noi e da qui bisognerebbe ricominciare a lavorare. E stessa cosa desolante, quadro ancora più desolante, è questo successivo che è il raggiungimento del diploma, cioè educazione di higher secondary. E qui, se guardate, peggio di noi c'è solo la Romania. Quindi in Italia i ragazzi si perdono molto prima del diploma. Se guardate, la righina blu è quella del target, noi siamo lontanissimi. E perché, è chiaro, le due cose sono legate, no? Se c'è l'abbandono scolastico, figuriamoci se poi arrivano a prendere il diploma. È una situazione preoccupante, una tendenza che va invertita. Si è iniziato a invertirla. Se guardate, un progresso c'è stato. Il pallino giallo è la situazione, mi sembra, del 2017, poi 2018 il pallino celeste. Quindi stiamo migliorando, ma in una maniera estremamente lenta. Arrivo qui. Cosa vuol dire? Vuol dire che è la scuola che deve trovare dei sistemi per coinvolgere questi ragazzi per evitare il dropout, per evitare l'abbandono, per evitare che al diploma non ci arrivino e che quindi i nostri tentativi di inclusione, i nostri tentativi di dialogo, di partecipazione, non trovino un eco. Quindi cosa ci propone i twinning? I twinning ci propone banalmente, ecco, ho fatto tutto questo giro per tornare qui, dalla strategia di Lisbona alla Commissione Europea Educazione e Cultura, IT 2020, mi dicono,
motiva i ragazzi a rimanere a scuola e quando sono a scuola insegna loro delle strategie per partecipare alla vita democratica. Questo è l'itinerario, in realtà, che io ho seguito, ma che è l'itinerario sicuramente che ci propone i Twinning. Quindi i Twinning ci propone delle strategie per stare bene a scuola in modo che sia produttivo quello che viene fatto, quindi da un punto di vista anche proprio dei contenuti. Vi ricordo che siccome ora c'è, ho visto soprattutto sui social, un'altra ondata di odio dei progetti, vi ricordo che i progetti sono semplicemente dei moduli. Non li volete chiamare progetti, li potete chiamare moduli, li potete chiamare unità, li potete chiamare come vi pare, non devono, li potete chiamare anche Mario, ma non devono essere un modo per perdere tempo, non è fare altro, questo lo sappiamo tutti come insegnanti, no? E quindi credo spesso che le persone non conoscano i progetti, se no non darebbero dei commenti così critici. I progetti non sono altro rispetto alla nostra progettazione, alla nostra attività che facciamo in classe, ma devono essere una parte di questa, altrimenti veramente sto perdendo tempo. Quindi io devo inserire i twinning nelle attività quotidiane all'interno del curriculum. Questo è quello che viene proposto. Cosa mi propone i twinning? I twinning ci propone dei kit. Se non conoscete i kit, ve li suggerisco perché sono degli strumenti agili molto carini per trarre ispirazione semplicemente, e anche perché possono essere poi modulate secondo quelle che sono le nostre esigenze. Quindi esploriamo, cioè il Twinning ci dà come chiave di lettura di questa partecipazione democratica, due progetti, due kit, e ora io e Simona ve li facciamo vedere. Salvo poi la possibilità di riguardarveli con calma da voi, di approfondirli come volete nella misura in cui volete. È uno strumento che sempre vale la pena di osservare perché può essere piuttosto stimolante. Allora, questo qui cosa mi dice? Per stare bene a scuola bisogna sentirsi partecipi del proprio percorso, bisogna essere motivati, bisogna sentirsi protagonisti, non audience, cioè a volte i bambini veramente stanno lì a battere le mani agli insegnanti che fanno lezione frontale, bisogna saper collaborare, discutere e decidere insieme. La partecipazione democratica è anche questo, decidere insieme, collaborare, discutere. Cose che non dobbiamo dare scontate per i ragazzi, cioè sono cose che devono imparare a fare. Queste stesse cose, appunto, le ho approfondite proprio parlando di antidispersione, cioè i ragazzi che abbandonano la scuola. Lo fanno spesso perché non hanno trovato motivazione, non hanno trovato, hanno, vengono da una situazione che non li motiva la scuola, una situazione personale che non li motiva la scuola stessa non gli dà ragioni validi per rimanere dentro, loro abbandonano e non essendoci dietro la famiglia che le respinge dentro, sono persi per la scuola. Quindi il Twinning ci propone questo, sulla vostra istruzione dite la vostra. Chiederei a Simona di aprircelo lei, così Sì, eccomi. lo vediamo. Allora, io apro e Perché cerchiamo la di fare la... condivisione dello schermo Sì. Allora, aspetta, già è. tanto ci proviamo, no? Sentiamo Andiamo con qua. calma. Sì. Allora, aspetta, eccoci qua. Dovreste vederlo, il bambino con le Ecco mani qua. colorate. Sì, allora, vediamo se ci posso. No, non ci puoi interagire solo te, quindi ce lo devi Ci posso scorrere interagire te. solo io? Ok, allora Sì, va bene. tu È anche parlaci sopra e abbastanza io dettagliata. Guarda, vado sull'altro. se lo scorri in giù, vediamo anche tutte le attività. Allora, eccolo qua. Qui ci dà alcuni dati essenziali, no? Cioè mi dice che vabbè, le scuole sono un microcosmo della società e all'interno della scuola che l'alunno deve imparare come muoversi nella società. Allora, qui suggerisce delle attività molto molto carine. Ci sono tutta una serie di obiettivi che sono obiettivi trasversali e poi suggerisce delle attività molto carine. La presentazione, per esempio, ecco, se l'apriamo tutta, è veramente simpatica. Perché? Perché per chi ha un progetto
quando apriamo il Twin Space, sì, in genere la prima attività sono sempre le presentazioni delle scuole partner. Qui il e-twinning ci propone, invece di scriverlo sul Twin Space, di farlo scrivere agli alunni sulla propria pagina. E quindi gli alunni aggiornano il proprio profilo, la propria pagina, mettendo le informazioni sulle rispettive materie scolastiche preferite, su cosa gli piace della loro scuola, e poi devono concludere la loro presentazione con una frase che inizi: sogno una scuola che abbia, oppure sogno una scuola che sia. Cioè, questo dovrebbe anche stimolare gli alunni a guardare uno la pagina dell'altro, perché sennò diventa una cosa autoreferenziale, no? Invece, in questo modo, gli alunni sono incoraggiati ad andare a vedere il profilo dei partner. Poi, una seconda parte, questa è un'attività semplice che credo quasi tutti hanno fatto a scuola, per esempio è stata fatta anche nella scuola del mio bambino, cioè la scuola di ieri. Viene proposto ai bambini di intervistare i genitori, di intervistare i nonni e di vedere com'era la scuola del passato. È un'attività piuttosto bellina perché permette ai ragazzi di confrontarsi sia con generazioni diverse, e questo è molto simpatico, ma permette anche di confrontarsi poi con paesi diversi, perché è interessante vedere se i partner hanno avuto la stessa visione, cioè se i nonni dei partner hanno avuto una scuola simile ai nostri nonni. Quindi com'era la scuola di ieri, cos'è cambiato, e poi appunto la riflessione proprio: cos'è cambiato, cos'è rimasto lo stesso. E alla fine la scuola di oggi, gli alunni mostrano con delle foto com'è la loro scuola oggi, e quindi la presentano ai partner. Finita questa fase di presentazione, che però faccio notare, non è una presentazione chiusa su se stessi, cioè il problema dei progetti e-twinning è che a volte possono diventare una vetrina. Io ti faccio vedere le cose mie, tu mi fai vedere le cose tue, ma non c'è vera interazione, no? Qui viene stimolata un'interazione tra questi ragazzini. Poi l'orientamento è proporre un cambiamento. Qui, in questo senso, partecipazione democratica, si viene a chiedere ai bambini o ai ragazzini: tu cosa cambieresti? Gli alunni rispondono alla domanda: se potessi cambiare qualcosa nella tua scuola, cosa cambieresti e perché? Qui si raccolgono tutte le richieste, tutti i desiderata, e questo è estremamente interessante. Estremamente interessante, cioè se queste cose si potessero fare, ci sarebbe anche un'altra partecipazione, e sicuramente la partecipazione, ripeto, corrisponde un po' alla partecipazione nelle piazze e sarebbe orientata in una maniera produttiva, ecco. E quindi l'idea è che la democrazia inizi a scuola. E infatti viene detto appunto di fare una riflessione su cosa significa la parola democrazia. È una specie di brainstorming che può essere fatto. Guardate che carino, i kit e-twinning propongono anche i tools, propongono anche gli strumenti, e poi sul forum viene proposto di discutere su questi cambiamenti. Quindi e-twinning, il Twin Space mi dà anche uno spazio dove gli alunni possono discutere, dove gli alunni possono confrontarsi. Ultima parte, comunicazione e collaborazione. Stabiliamo le regole. Questo è molto, anche questo, molto molto semplice, e credo che se chiedessi uno per uno, sono sicura delle mie colleghe, ma immagino anche tutti gli altri, quasi tutti facciamo questo in classe, cioè stabilire le regole, far riflettere i ragazzi su quali regole applicare in classe. La maggior parte di noi lo fa, veramente, perché non farlo a livello europeo? Qui si può fare riflettendo su cosa vogliamo, come vogliamo stare insieme, cosa possiamo dare, offrire agli altri, a cosa possiamo rinunciare pur di avere un ambiente in classe confortevole e aperto al dialogo e alla comunicazione. Istituire un consiglio scolastico, anche questo, moltissime scuole già lo fanno. Ricordate, alcuni fanno anche il consiglio comunale dei ragazzi, noi l'abbiamo fatto qualche anno fa. Ricordatevi che mentre nella scuola superiore
c'è il sistema della rappresentanza, non c'è nella secondaria di primo grado, a meno che le scuole non lo abbiano deciso. E poi la collaborazione, vengono creati, suggerisce qui il KIT di creare dei gruppi transnazionali e gli alunni condividono delle strategie per garantire che le scuole siano luoghi sicuri e accoglienti per tutti. Per tutti i tipi di problematiche, per tutti i tipi anche di particolarità, quindi da un punto di vista proprio di arricchirsi reciprocamente. Traiamo il massimo dalle capacità, traiamo il massimo dagli interessi, dalle peculiarità, dalle particolarità di tutti. E questo è anche il collaborare e confrontarsi. Quindi va bene, questa è la parte. Poi finale, da ultimo, se scorriamo, c'è la documentazione. Quindi questo tipo di progetti, ovviamente come rendere la scuola più democratica, qui possiamo avere opinioni diverse. Secondo me non è proprio l'ambiente democratico per eccellenza, è giusto che non sia così. È vero però che è il posto dove si educa alla democrazia. E in fondo ci sarà la valutazione dei ragazzi del percorso che hanno fatto e poi la documentazione. Io aggiungerei, in un percorso di questo genere sarebbe interessantissimo coinvolgere i genitori e se lo dovessi personalizzare io lo farei con l'aiuto dei genitori. Cioè, vediamo, è molto interessante qual è la scuola che vorrebbero i ragazzi e qual è la scuola che vorrebbero i genitori. E vi assicuro che quando si fanno lavori di questo genere, la scuola che vogliono i ragazzi non ha niente a che vedere con 5 ore di intervallo. E una cosa che mi dà sempre molto fastidio è quella di sottovalutare i ragazzi. E, i ragazzi non, assolutamente nessuno viene a scuola per perdere tempo. Poi magari la scuola li demotiva e quindi perdono tempo. Ma sicuramente non è quello lo spirito con cui vengono all'inizio e vengono con la curiosità e alcuni vengono con l'impegno, ma almeno la curiosità c'è sempre e credo sia nostro dovere sostenere quella curiosità e poi indirizzarla. E su questo esempio tanto carino passo la parola anch'io a Simona e grazie. Eccomi qui, ti ringrazio moltissimo di questa presentazione. Vi ricordiamo di lasciar scritto nel foglio presenze, ho visto che qualcuno l'ha fatto, ma lasciar scritto indicato se volete che vi spediamo le slide e molto volentieri lo faremo. Io passerei tra l'altro appunto vi invito anche a lasciare delle domande se avete voglia e nel foglio il cui link vi ho lasciato se scorrete la chat. Dunque io parlerò invece di un kit che riguarda la scuola secondaria di secondo grado e che si chiama Troppo giovani per votare, abbastanza grandi per generare un cambiamento, così è stato tradotto dall'inglese. E chiaramente è importante che si capisca, che si chiarisca gli studenti che chi insegna nella scuola secondaria di secondo grado ha davanti, possono arrivare ad essere maggiorenni, possono arrivare così a tre quarti della quinta ad essere maggiorenni, però sicuramente possono addirittura arrivare a votare durante la loro vita scolastica, gli ultimi anni o l'ultimo anno. Però è importante che agli studenti venga chiarito che il voto non è l'unico atto che rappresenta la partecipazione democratica, ma chiaramente la partecipazione democratica si compone di una serie di atti e di gradi di coinvolgimento che vanno appunto, se vedete questa immagine, da una totale mancanza di partecipazione all'impegno, questo è evidente, quindi passando per la partecipazione passiva alla partecipazione attiva e chiaramente all'azione, alla presa in carico anche di responsabilità rispetto a qualcosa che ci interessa e qualcosa su cui siamo documentati, ecco qui la formazione, l'informazione e su cui siamo decisi ad impegnarci. Questo è un fatto molto importante, l'impegno basato però su un reale percorso di avvicinamento, di consapevolezza, di presa di consapevolezza, basato sulla conoscenza e sulla riflessione.
Io vi mostrerò il kit, dunque adesso io non so, vediamo se faccio così, eh. Dunque, aspettate solo un attimo che abbiamo il kit. Allora, condividi lo schermo. Eccoci qua, dovreste fra un secondo vedere. Laura, mi dai? Penso di sì, però che si veda, vero? Si vede il troppo giovani per votare. Si dovrebbe vedere. Penso di sì. Si vede, grazie Simone. Penso Ciao siamo Simone. benissimo. Sì, grazie mille, ben arrivato Simone. Ok, grazie mille anche a Monica. E, dunque, questo kit è un kit, vedete, che è indirizzato a ragazzi, studenti dell'età comprese fra i 15 e i 19, quindi diciamo studenti di triennio o comunque secondo biennio e anno conclusivo. E come vedete, io concordo con Laura, i kit sono uno strumento veramente efficace anche per trarre ispirazione da lavori e progetti già realizzati da altri, che quindi hanno un percorso e hanno anche un, hanno avuto un, hanno messo in evidenza quelli che sono i punti di forza e i punti critici di alcuni tipi di attività. E appunto sono strutturati per andare a lavorare su competenze chiave. Vedete le competenze chiave, vedete qui le alfabetiche funzionali, civiche, consapevolezza ed espressione culturale, personali, sociali e di apprendimento. E poi vedete le aree tematiche, che sono le aree tematiche disciplinari, interdisciplinari, che diciamo sono a cui attiene il progetto. Il progetto parte dal presupposto appunto che da un articolo del Trattato di Lisbona che recita: ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione, e evidentemente i giovani, è importante che i giovani, pur essendo magari ancora esclusi dall'atto dell'eleggere dei propri candidati, siano realmente coinvolti nel processo che genera partecipazione democratica. Questo progetto, questo kit, anche se è molto carino, secondo me, come quello di cui parlava Laura, e diciamo che si parte sempre dalla presentazione, quindi la presentazione dei vari partner, e dallo scrivere nella descrizione del proprio profilo, la prima cosa che viene in mente quando si pensa alla parola democrazia. Cosa significa democrazia? Scusate, questo rumore era una penna che è caduta rumorosamente. Cosa significa democrazia e cosa succede? Cosa succede secondo te in un paese senza democrazia o senza democrazia? E naturalmente anche qui, come nel kit di cui parlava Laura, l'idea sarebbe quella di scambiarsi, di andare a visitare i profili di altri studenti per poter incrociare appunto, non per rimanere, come si diceva, autoreferenziali sul proprio profilo, ma iniziare, diciamo, a conoscersi e a collaborare. Poi gli studenti lavorano in gruppi nazionali e devono elaborare una presentazione sui simboli della democrazia nel proprio paese. Quindi, non so, possono lavorare su canzoni, possono lavorare su poesie, possono lavorare su monumenti oppure su persone che per loro hanno avuto un ruolo fondamentale, sempre rappresentativi però della democrazia nei loro paesi. E si può, volendo, anche preparare un quiz, che è sempre un aspetto, diciamo, divertente, di uno strumento divertente per verificare, diciamo, per giocare, no? Su alcune tematiche. Dopodiché si passa alla fase di orientamento e a quel punto si passa scusatemi se è bloccato. Allora, ok, vediamo. Scusatemi. Si passa all'attività degli studenti in cui si discute, diciamo, degli aspetti positivi e negativi di ciascuno dei sistemi politici interessati, e si parla anche del perché
Quindi gli studenti sono incoraggiati ad elencare i motivi per cui, perché non, al giorno d'oggi non c'è un grande impegno dal punto di vista civico e si suggeriscono, i ragazzi devono suggerire modi in cui la loro partecipazione possa essere più attiva o incrementata la partecipazione alla vita civica, quindi migliorare l'impegno civico. Tra l'altro questi potrebbero essere degli strumenti eccellenti per lavorare sulla cittadinanza, no? Perché appunto adesso, soprattutto nella scuola secondaria di secondo grado, c'è questo diciamo, inserimento di disciplina che non si sa bene diciamo, come collocare e dove collocare, no? Diciamo concretamente all'interno di quale disciplina. E qui potrebbe essere appunto trasversale a molte discipline. Poi gli studenti devono prendere parte a un dibattito chiedendosi se il voto sia un diritto o un dovere e naturalmente si incoraggia anche, come si diceva, l'informazione, no? Per cui si creano delle timeline sulla storia del voto nei loro paesi, per esempio quando hanno votato, quando ci sono state le prime elezioni, oppure qual è la prima volta che le donne hanno votato. Questo è anche uno strumento di, così, un elemento di confronto interessante, no? Confrontare, diciamo, le tappe della strada verso la democrazia, nei singoli paesi, paesi che sono paesi dell'Unione, ma che sicuramente hanno una storia e percorsi molto diversi. E quindi uno strumento molto più, diciamo, dal mio punto di vista molto più efficace probabilmente di una lezione frontale appunto che vada a trattare i sistemi elettorali di un paese piuttosto che di un altro. E poi sì, scorro perché poi insomma avrete modo di guardarli anche di approfondirli da soli se avete voglia, se vi interessano. Diciamo che gli studenti a questo punto, la collaborazione inizia fra i vari studenti in modo più, si fa più concreta e si individuano delle tematiche, i problemi, diciamo, che stanno più a cuore, maggiormente a cuore ai diversi ragazzi e se ne individuano 10 una discussione specifica viene creata all'interno del Twin Space per ciascuna delle 10 problematiche che sono state quindi decise, condivise e definite dagli studenti. Questo è molto importante, no? Perché comunque c'è condivisione, c'è compartecipazione, c'è azione da parte degli studenti che sono proprio attori del lavoro che stanno facendo. E naturalmente ogni studente può scegliere il tema che più lo interessa o la interessa e si formano dei gruppi transnazionali, uno per tema. All'interno di questi gruppi, quindi si crea veramente un mix di studenti di nazioni diverse, all'interno di ciascun gruppo i ragazzi poi discutono. E la fase successiva è che i ragazzi si confrontano e discutono e ciascun gruppo transnazionale vota per essere rappresentato da uno di loro. Ognuno vota per il proprio rappresentante e da questo punto in poi il rappresentante che è stato scelto per essere diciamo, portavoce di quel gruppo nel senso si fa carico di creare una vera e propria campagna elettorale, quindi deve proporre uno slogan, deve creare un video di massimo di 2 minuti. Se vedete ci sono degli spunti molto interessanti che lavorano su diciamo competenze. Mi viene in mente per esempio anche la competenza non solo dell'utilizzo degli strumenti per un obiettivo, degli strumenti digitali intendo, per un obiettivo concreto. Noi, apro parentesi, siamo portati molto spesso a dire, soprattutto noi docenti di secondaria, siamo portati a dire che i ragazzi sono eccellenti nell'utilizzo degli strumenti tecnici e che anzi loro, come fanno i video, loro non li fa nessuno. In realtà io credo che non esista niente di più macroscopicamente falso perché i ragazzi sono diciamo sono degli utilizzatori di tecnologie digitali e come tutti
come tutte le cose, devono essere formati ad utilizzarle e di conseguenza questo può essere uno strumento eccellente per abituarle, per esempio per insegnare loro a girare dei video. I video non, girare un video evidentemente non significa piazzare un telefonino per verticale con le orribili bande nere che si vedono di lato e dare fuoco alle micce, ma significa disegnarlo un video, significa fare uno storyboard, significa avere delle idee. Significa fare un lavoro di regia, no? Se si vuole fare un buon lavoro, evidentemente a livello di un adolescente, non certo di Quentin Tarantino, ma insomma, nulla si nessuno si aspetta un lavoro da regista come Quentin Tarantino, però sicuramente si può fare un lavoro molto interessante per educazione proprio all'utilizzo degli strumenti. Quindi devono realizzare questo video che deve avere un tempo, 2 minuti. Io ho chiuso una parentesi e ne apro un'altra. Sembrerà incredibile, ma per un progetto Erasmus, che si sta chiudendo, abbiamo chiesto ai docenti che partecipavano al progetto, che avevano partecipato alle mobilità, di realizzare dei video di 1 minuto. È stato quasi impossibile ottenere dei video di 1 minuto, perché ognuno di noi ha, diciamo, non tutti noi, ma sicuramente molti di noi, quando si tratta di essere sintetici e avere un tempo entro cui andare su alcuni contenuti ben precisi, abbiamo difficoltà a farlo. Quindi anche questa è una competenza, secondo me, fondamentale, con cui sono costretti a misurarsi. Quindi realizzano questi video e gli studenti alla fine votano dopo che, diciamo, è stata realizzata questa campagna. Poi scorro velocemente, si passa al piano di azione, come si affronta il discorso e poi si passa alla fase della riunione del Parlamento virtuale dei giovani, quindi ogni gruppo transnazionale crea un discorso, scrive un discorso sulla questione su cui ha lavorato e il rappresentante di ciascun gruppo consegnerà il discorso agli studenti e agli insegnanti di tutte le scuole partner. E, diciamo, c'è un momento di confronto e di comunicazione, no? Anche questa è una cosa molto importante, l'aspetto del parlare in pubblico, del public speaking, che è qualcosa che, per esempio, nelle scuole anglosassone si fa, ma che da noi non si fa, o comunque si fa, molte scuole fanno il debate, però diciamo che non è nulla di ufficiale nel senso di formalmente inserito fra le nostre discipline, e invece io trovo che per esempio sarebbe uno strumento con cui confrontarsi molto molto utile. E poi in fondo chiudo appunto il momento della valutazione e il follow up che prevede naturalmente una documentazione, la disseminazione tramite poster, volantini, pubblicità e un action day, quindi la possibilità di organizzare delle giornate in cui vengono coinvolte anche i genitori, coinvolte anche le autorità locali, regionali, quindi un evento pubblico. E anche qui mettiamo in campo di nuovo competenze di altro tipo, organizzative, la possibilità di dialogo, la capacità di dialogare con degli adulti, degli interlocutori che non siano il nostro docente o mamma e papà, ma anche le autorità locali, per esempio, noi rappresentanti della comunità locale. E anche qui vengono individuati tutti gli strumenti, suggeriti tutti gli strumenti che si possono utilizzare, gli strumenti digitali che si possono utilizzare. E devo dire anche questo, un kit veramente veramente carino. Aspettate che riprendo il documento. Eccoci qua. Allora, io ho chiuso con la presentazione del kit. E a questo punto passo la parola a Monica, Laura, vero? Lauri. Perfetto. Sì, ecco, due parole proprio ci sono, mi Sì, sentite ora? benissimo. Vai, ecco, sì. Due parole proprio per iniziare, veramente per lasciare la parola anche a Monica. È un progetto che abbiamo fatto insieme.
in una serie di progetti che comuni abbiamo fatto, riflettendo insieme su quello che significava per noi partecipazione democratica, ci siamo resi conto che la maggior parte dei nostri progetti si muovevano in questa direzione, anche se per la maggior parte sono progetti tematici e progetti legati a delle, diciamo proprio de a delle discipline ben precise, insomma, che nel caso mio sono storia e geografia e poi la collega di lingue e anche nel caso di Monica le lingue. In questo caso questo è stato l'ultimo progetto e ci siamo rese conto che proprio faceva riferimento alla partecipazione democratica rileggendolo a posteriori, cioè candidandolo per il Quality Label. Non è un progetto che prevede di fare scuola, tra l'altro, a livello nazionale, italiano non abbiamo avuto nemmeno ancora il Quality Label, l'ha avuto invece Monica e diversi dei nostri partner. In cosa consiste? È un progetto che si chiama The Inner World, il mondo di dentro. È un'idea che ci è venuta insieme. Fra l'altro ci è venuta in seguito alla partecipazione a un corso di LEND, ora ve lo scrivo, LEND. Lingua e nuova didattica, lingue e nuova didattica, che molti di voi conosceranno, qualcuno ne sono certa, che effettivamente è stato estremamente significativo. In questo corso abbiamo parlato di Pedagogy of Places, la pedagogia dei luoghi, e quanto i luoghi potessero insegnare, come noi sempre si facesse lezione ai ragazzi portandoli a visitare i luoghi e pensando che se visitano i luoghi della loro città o della loro regione, automaticamente diventeranno legati a questi luoghi. E in realtà bisognerebbe vedere quali sono i luoghi del cuore, quali sono i loro luoghi interiori. E quindi abbiamo creato questo progetto dove il luogo in realtà lo dovevano creare i ragazzi. La struttura era abbastanza simpatica, ci è venuta in mente insieme, è stata di creare un personaggio misterioso che abbiamo chiamato, che è un sovrano, abbiamo chiamato The Inner World Sovereign, giocando sul fatto che in inglese non si sa se è uomo o donna, e questo personaggio misterioso mandava delle lettere ai ragazzi, chiedendoli, cioè guidandoli in sostanza sulle tappe del progetto. Si presentava dicendo di essere il sovrano di un mondo meraviglioso, anzi di una catena di mondi di cui faceva parte anche la Terra, e chiedendogli, tanto che non vengo sulla Terra, presentatevi. Quindi prima di presentarsi chiedeva ai ragazzi, poi una volta che si erano presentati gli chiedeva di mettersi in comunicazione l'uno con l'altro, di parlarsi, di conoscersi, e poi di inventare un mondo ideale, la capitale del suo regno. E in questo modo i ragazzi hanno dovuto prima conoscersi, per conoscersi hanno dovuto trovare una lingua di comunicazione, hanno dovuto lavorare su diversi livelli perché abbiamo accettato tutti gli ordini di scuola, dalla materna fino alle superiori, e hanno dovuto trovare un modo per lavorare insieme e per trovare delle strategie in modo che tutti fossero utili a tutti. Io sono di secondaria di primo grado, vi posso dire però che è stato divertentissimo questo mandare lettere. E, in realtà i personaggi misteriosi non l'abbiamo detto ai ragazzi, ma questi sovrani erano più di uno, perché ogni scuola partner, e eravamo diverse scuole partner, tutte hanno partecipato molto, ogni scuola partner aveva scelto il bibliotecario della città o della scuola come sovrano. E nelle lettere c'erano sempre dei giochi metaforici. Il mondo di dentro in realtà è il mondo dentro la biblioteca, che è piena di libri e quindi è piena di mondi. E molti di questi mondi a cui le lettere facevano riferimento erano mondi di fiabe o mondi letterari comunque. Qualche ragazzo si è avvicinato a capire, altri no, ma insomma è stato molto divertente. E comunque sono stati guidati, ecco, a creare questo mondo e così liberamente hanno creato, usando solo gli strumenti del Twin Space, hanno creato anche la città ideale. E è stato effettivamente molto divertente. Quella che vedete come logo è la mappa della città ideale come l'hanno creata loro e nel Twin Space. I piccoli hanno disegnato. I grandi hanno messo i link e creato quartieri e le decisioni sono state prese via via o con i twin board o con i poll, perché ora c'è la possibilità di fare dei poll sul Twin Space. E quindi questo è stato molto divertente. E ora lascio la parola a Monica che
ci introduce proprio come è fatto il progetto. Queste sono, dicendo semplicemente questo, secondo noi non c'è bisogno di progetti dedicati a questa sola tematica, ma qualsiasi progetto eTwinning, può sviluppare la tematica della partecipazione Allora, io democratica. volevo soltanto un Sì. attimo presentare Monica, ringraziando Laura per la presentazione del suo progetto, del loro progetto, che è veramente un bellissimo progetto e vi invitiamo a seguirlo e anche di visitarlo. E Monica, abbiamo detto, è un'ambasciatrice eTwinning per l'Ungheria ed è maestra e insegnante di italiano, quindi parla italiano e ci racconterà, diciamo, ci darà degli spunti raccontandoci alcune attività di questo progetto di cui ci ha parlato Laura. A te, Monica, grazie di essere con noi. Grazie a voi, buona serata a tutti, ormai dal vivo. Io sono, come ha detto anche Simona, io sono una maestra in una scuola elementare di Ungheria e insegno anche l'italiano. Proprio l'anno scorso io ho incontrato i miei alunni nuovi, bambini di 6-7 anni. Forse si può pensare anche che i bambini così piccolini non potrebbero fare niente con la partecipazione democratica. Invece non è così, io posso veramente dire con tutte le esperienze che abbiamo avuto con Laura, con i bambini italiani. Che cosa abbiamo fatto? Allora, perché i bambini erano veramente piccoli, 6-7 anni, non conoscevano, non parlavano nessuna lingua straniera, né inglese e neppure italiano. Allora, per la prima cosa, era importante a poter comunicare e come per fortuna noi avevamo i nostri twin italiani. I ragazzi italiani, i bambini, sono diventati mentori, dei bambini ungheresi. E allora, la prima cosa importante era noi a poter comunicare che, dopo potrebbero decidere, collaborare e costruire una cosa nuova, veramente nello spirito della partecipazione democratica. Allora, i bambini italiani hanno registrato anche più lezioni di lingua italiana. Proprio sempre avevamo un argomento, per esempio, come si presenta in italiano all'inizio a poter comunicare. È davvero anche poi un altro tema che veramente era in comparazione con il nostro progetto, con il tema del progetto. Allora, noi abbiamo visto questa lezione di video, abbiamo imparato le parole, poi le espressioni utili, le frasi, e poi è arrivata la fase dell'incontro online con i bambini italiani. Allora, questa era una cosa meravigliosa, come potete vedere anche alla foto, che i bambini erano veramente attivi. Allora, tutti i nostri bambini, avevano una twin, italiana, e così è veramente iniziato un discorso tra loro. Un discorso è un'amicizia che, anche secondo me, l'amicizia è questo discorso, questa cosa personale tra i piccoli, è sempre una cosa fondamentale. Allora, abbiamo già comunicato e poi abbiamo sempre deciso un tema che è veramente un tema del progetto, per esempio come la nostra città, oppure come vorremmo creare la città ideale, la capitale del regno. Allora, tutti i bambini potevano dire la loro opinione, hanno potuto anche sognare, un pochino sognare anche questa città ideale. E poi i miei bimbi che erano piccoli disegnavano spesso, poi
Poi c'era una bambina che costruiva una principessa della capitale del regno. Oppure un'altra bambina pensava che ci sia un fiume con pesciolini di caramelle, per esempio, al parco di questo regno ideale. Allora, tutti hanno dato la loro contribuzione, la loro idea oppure tutti i loro sogni, e con i bambini italiani e anche con gli altri partner abbiamo lavorato per esempio anche su Twin Space oppure su Twin Board a poter raccogliere tutte le idee. E questo è ormai veramente un esempio della partecipazione democratica. E allora abbiamo avuto insieme veramente anche i prodotti del progetto, cioè le parole chiavi penso che siano comunicare, fare l'amicizia, poter decidere, fare insieme, collaborare, costruire. E come avete visto, tutte queste fasi abbiamo veramente fatto anche su Twin Space. I bambini hanno costruito un loro mondo ideale, con tutti i protagonisti mitici, per esempio ci possono essere unicorni, un re, una regina, secondo la loro fantasia, e così questo mondo è veramente il loro mondo inclusivo e ideale. E così abbiamo lavorato insieme e spero di poter lavorare insieme anche quest'anno, sempre con un progetto dove la base è la partecipazione democratica. Non è un obiettivo, ma la base di ogni progetto e-twinning. Benissimo, allora ringraziamo tantissimo Monica per essere stata qui con noi e per averci raccontato le attività del progetto che ha realizzato in partenariato con Laura Maffei e con altri colleghi. Io vorrei appunto sottolineare anche di questo lavoro, un aspetto che diciamo che è molto caratteristico del lavoro in eTwinning, che è quello di creare delle collaborazioni che nascono magari anche per caso, no? Conoscendosi su un progetto e che si portano avanti nel tempo e si rafforzano, generando delle, non solo chiaramente delle collaborazioni sempre più azzeccate, perché conoscendosi poi si va in fondo anche al ciò che cioè si propone anche al partner che si conosce delle attività che possono essere giuste, perché quando ci si conosce e si lavora insieme, chiaramente si procede in modo anche più immediato, no? Perché ci si conosce dal punto di vista professionale, si creano dei rapporti di amicizia a distanza, ma anche che poi diventano dei rapporti di amicizia e di vicinanza, perché effettivamente poi il vivere all'interno di questa piattaforma eTwinning delle esperienze di progetti significa sicuramente anche creare delle opportunità per noi, non solo per gli studenti, ma per noi che con gli studenti lavoriamo, ma che in questo caso collaboriamo con dei colleghi italiani o stranieri, significa creare veramente dei momenti speciali. E significa conoscere persone speciali, significa anche poter condividere dei momenti di stanchezza, dei momenti in cui invece si hanno delle idee, si hanno delle energie, queste energie si vogliono utilizzare in qualcosa di interessante. Quindi, diciamo che quello che secondo me anche questo progetto rappresenta, ci fa capire anche attraverso la collaborazione di queste nostre due colleghe, che cosa poi si può creare all'interno della piattaforma eTwinning e poi anche all'esterno della piattaforma eTwinning, che insomma secondo me è una cosa molto importante nello spirito non solo della collaborazione, ma dell'empatia, del comprendersi e dello stare insieme.
Io non so se vogliamo a questo punto eventualmente dare, io ho dato un'occhiata al foglio delle domande e per ora non ci sono, mi sembra se nel frattempo non ce ne sono, no, non ci sono delle domande particolari. Non so se qualcuno abbia voglia di concludere una delle due, nel senso abbia voglia di aggiungere qualcosa prima di concludere, oppure se qualcuno dei partecipanti abbia voglia di prendere la parola e raccontare la propria esperienza, qualche progetto che ha realizzato, o se, insomma, se abbia voglia di condividere con noi la propria esperienza. Io nel frattempo chiedo a Laura se ha qualcosa da aggiungere, così magari pensate a questa mia proposta. In questa palla che vi ho lanciato, se avete voglia di intervenire anche voi, noi vi possiamo attivare il microfono e potete raccontarci quello che volete. Laura, tu volevi aggiungere qualcosa? Volevo aggiungere che ora mentre aprivo i twinning per guardare il twin space del progetto, mi sono accorta che sono state aperte i twinning weeks e subito sul live trovate l'annuncio con proprio su invito a registrare o a presentare progetti legati alla partecipazione democratica. Quindi lasciato proprio lanciato ora in questo momento. Quindi, insomma, diciamo che anche sul portale, comunque anche già dal live si possono trovare altre Benissimo. informazioni, ecco, su questo genere. E poi grazie. Ok, Solo non so, grazie. mi sembra che siamo. C'è Monica che sta digitando qualcosa. E, insomma, diciamo che comunque rimaniamo sempre disponibili per rispondere a qualsiasi domanda. Se voleste magari ricopiarvi il link e fare delle domande in un secondo tempo, approfitto anzi della presenza di Simone Bionda che è qui con noi per ricordare che l'8 sto facendo confusione, che il 9 di ottobre ci sarà, come vi dicevo all'inizio, il suo seminario a Prato sulle potenzialità e le risorse per la gestione della scuola. Il seminario sarà presso il Liceo Copernico di Prato a partire dalle ore 14:30-15, poi diffonderemo il programma dettagliato al più presto e sulla pagina Facebook, che in realtà non è una pagina ma è un profilo del gruppo Etwin in Toscana, noi diffondiamo tutte le nostre iniziative e anche su vari canali o vari gruppi di docenti, insomma, li condividiamo. E appunto Simone farà questo seminario insieme a Barbara Furiesi, che è un'altra ambasciatrice toscana che forse qualcuno di voi, anzi, penso proprio che qualcuno di voi conosca, e sarà rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, ma con attività molto pratiche. E adesso io so che se attivo il microfono a Simone per dirci di che cosa parleranno mi uccide, ma faccio questa carrambata in diretta, gli attivo il microfono e gli chiedo di dirci velocemente se vuole, però se non vuoi veramente non ti preoccupare, ma se vuoi hai il microfono attivo puoi raccontarci di che cosa vi occuperete il 9, scusa, d'Anghete, sì, il 9, giusto, a Prato, al seminario al Copernico, Simone. Sì, ti sento Mi benissimo. senti? Mi sentite? Ah, ecco, perché non me l'aspettavo, quindi Ma non infatti, mi ero scusa, l'ho preparato, non mi ero anticipato che è stata pronto. una carrambata, scusami, ma avendoti online ho pensato che fosse carino sentire da te che cosa farete, perché sarà un seminario molto divertente, anzi invito le colleghe e i colleghi di zona, ma anche quelli non di zona, ad andare a Prato. Raccontaci di che cosa vi occuperete. Sarò brevissimo perché, ripeto, non ho preparato una cosa. Anzi, però prima di tutto voglio ringraziare Laura e Monica perché, e ovviamente anche a te, Simona,
perché già ho avuto idee, ho già avuto spunti per altre cose, quindi questi webinar sono veramente geniali, utilissimi. No, parleremo appunto di come la collaborazione attraverso i twinning può aiutare a risolvere problemi pratici a scuola, non ultimo l'inclusione, come hai fatto, come hai accennato all'inizio del webinar. Quindi daremo qualcosa di molto pratico da svolgere ai presenti utilizzando la piattaforma online e provando a ragionare su come possano lavorare in classe in caso di problematiche di quel genere. Per ora non dico di più perché nel caso venisse qualcuno sarebbe bello che si trovasse ad improvvisare, ecco, sulle problematiche in questione. Ancora per l'improvvisa carrambata, ma insomma, ripeto, è stato utilissimo avere questa indicazione da te. Quindi, ricapitolando, avremo il 3 ottobre l'incontro al Fermi di Pontedera e poi a seguire appunto l'incontro con Simone e Barbara Pugliesi a Prato, al Copernico di Prato, mentre l'incontro di Pontedera sarà coordinato da Luisella Mori, che è un'ambasciatrice, anche lei ambasciatrice Twinning, con la collaborazione di altri ambasciatori e sarà dedicato all'utilizzo di Twinning per i licei e gli istituti tecnici. Io credo che possiamo concludere. Ringraziamo tutti quanti, naturalmente anch'io mi unisco ai ringraziamenti di Simone per Laura, rivolti a Laura e a Monica, Laura Maffei e Monica Kiss. È stato veramente per noi, per me, un momento molto, molto piacevole di confronto e che ci ha dato degli spunti veramente interessanti. E passo velocemente alla parola a voi, Laura, prima a Laura, poi a Monica per i saluti, e poi riprendo la parola io e saluto e concludiamo. Allora, grazie a tutti. Vedo anche qui i link dei lavori delle colleghe e me li salverò per guardarli perché è sempre un piacere, è sempre un arricchimento. E quindi grazie. Anche io vorrei ringraziare a tutti per l'attenzione, per poter stare insieme. Anche questa è una forma della partecipazione democratica, grazie. Sono fortunata per i progetti e perché ho la mia twin Laura Maffei, possiamo andare avanti. Buon progetti Grazie a mille tutti. Monica e grazie mille Laura. Sicuramente Maria Grazia Fiume ci mette il link al suo progetto, ci dice che già dall'anno scorso hanno attivato il progetto, dall'anno scorso, anno scolastico, hanno attivato il progetto Too Young to Vote. Anch'io mi salverò il link per andarlo a vedere. L'istituto è il De Viti. Io non riesco a leggere perché stiamo scorrendo con la chat, comunque De Viti De Marco di Trigiano, professoressa Mastro Giacomo e Fiume, e con The King's Hospital School, Palmerstown, Ireland. E sì, salviamoci, facciamo copia e incolla di questo link in modo tale che possiamo andarci a vedere il link. E insomma, speriamo che questo sia un momento di confronto che dà vita a spunti e partenze in varie direzioni. Io naturalmente vi ringrazio tutti perché è sempre un piacere fare questi webinar e credo sempre più una forma vincente di comunicazione per tutti. Vi do appuntamento al prossimo evento, vi ringrazio e vi ricordo che salvo accidenti di carattere tecnico indipendenti dalla nostra volontà, questo evento live sarà pubblicato entro qualche giorno sul canale YouTube eTwinning Toscana, quindi potrete condividerlo, potrete riguardarlo e potrete anche lì lasciare delle domande se volete. Vi ringraziamo. Arrivederci, buona serata a tutti.